Si chiama Silver Cold questo brano dall'ultimo Buddha Bar, quello del solstizio, così si dovrebbe chiamare più o meno. Allora, siamo pronti, come avevamo annunciato, a ritrovare con tanto piacere Enrica Perucchietti. Ciao Enrica. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Allora Enrica, sei reduce da questa nuova uscita molto interessante, Cyberuomo, uscito per Ariana Editrice, l'alba del transumanesimo, il tramonto dell'umanità, dall'intelligenza artificiale all'ibrido uomo-macchina. Tu già in passato sai cogliere con un certo anticipo quali sono un po' alcune tendenze anche inquietanti, preoccupanti, di cui ti sei occupata anche nei tuoi precedenti lavori, e anche qui insomma vai a mettere il dito davvero nella piaga di una realtà sempre più invadente e che non si sa poi dove ci porterà. Da che cosa sei partita? Ecco, qual è stato lo spunto per occuparti di queste intromissioni, se vogliamo, nella nostra vita, fino a farci dialogare anche, no? Quasi con dei robot, e a diventare noi stessi, chissà, forse dei robot. Sì, come dicevi tu, a parte questa, diciamo, questa modalità un po' da Cassandra che ho di anticipare parecchio alcune tempistiche, penso anche a Unisex con la tematica del genere, con Marletta avevamo trattato con un po' di anni d'anticipo rispetto poi all'esplosione della tematica nel nostro paese. Negli anni, occupandomi di mondialismo e poi soprattutto di manipolazione in tutti i suoi riflessi connotati e di controllo sociale, mi sono sempre imbattuta, andavo sempre poi a finire nel campo del transumanesimo e delle ricerche nel postumano, e quindi, avendo raccolto negli anni tantissimo materiale, ho deciso di scrivere questo libro. Tra l'altro Cyberuomo è anche il primo libro in 4D pubblicato da Ariana Editrice e quindi da Macro Edizioni, che quindi permette di avere, oltre al supporto cartaceo per chi lo dovesse comprare o ebook, tantissimi dossier di approfondimento e soprattutto tantissimi video di approfondimento al testo. Perché parlare di questa tematica? Perché secondo me, come altre tematiche che avevo appunto anticipato, è decisiva ed è importantissima, dovrebbe essere anzi secondo me portata di più al cuore dell'opinione pubblica, mentre invece è una tematica marginale, perché ci stiamo un po' convincendo sull'ondata dello spettacolo, soprattutto di film, di produzioni hollywoodiane o di serie TV magari prodotte da Netflix, che tutto ciò che è ultra tecnologico e soprattutto tutto ciò che viene offerto come progresso sia da inseguire a tutti i costi e sia assolutamente positivo, e stiamo andando verso diciamo uno scenario sempre più astratto, sempre più virtuale, senza calcolare quelli che possono essere i rischi di questa diciamo rincorsa verso il progresso e la tecnologia, perché come mostro nel libro vi sono già tutta una serie di retroscena e di risvolti opachi legati al transumanesimo che sfociano nel controllo sociale, nella sorveglianza tecnologica e nella costituzione in qualche modo di una forma di tecno-utopia che però avrebbe, almeno secondo me, i connotati di una distopia, in cui rischieremmo di essere, di ritrovarci innanzitutto in una società dove il divario tra super ricchi e super poveri sarà sempre più marcato, in particolare con l'automazione a cui dedico tra l'altro un intero capitolo, che rischia di creare una disoccupazione tecnologica che potrebbe coinvolgere il 47% della popolazione mondiale e che probabilmente, diciamo, non siamo ancora pronti a
a gestire e di vivere poi, di ritrovarci a vivere in una società, appunto una tecnoutopia ultrameccanizzata e soprattutto trasparente, in cui ogni nostro movimento potrebbe essere appunto controllato e sotto l'occhio in qualche modo di un grande fratello elettronico. E tutto ciò fa capo al transumanesimo che nelle sue molteplici correnti è un movimento culturale che aspira a potenziare, a far evolvere, letteralmente a rivoluzionare l'essere umano attraverso la scienza e la tecnologia in diversi settori, genetica, medicina rigenerativa, biohacking, nanotecnologia, robotica, crionica, mind uploading. Chi vi aderisce condivide una visione meccanicistica dell'esistenza umana, per cui l'uomo in qualche modo è quasi obbligato a continuare la propria evoluzione come se fosse una macchina o un dispositivo da aggiornare, proprio perché la filosofia, la dottrina di fondo è la liberazione dell'uomo dalla biologia, dalla natura. La natura è vista un po' come il nemico che deve essere abbattuto, deve essere combattuto e quindi devono essere combattute anche, ad esempio, la malattia in tutti i suoi modi, e addirittura, la morte. Però il transumanesimo, in particolare il postumanesimo, hanno come punto di approdo l'ibridazione uomo-macchina, ed è proprio su questo punto che secondo me si inseriscono diciamo, gli elementi più inquietanti di tutta questa tematica. Vogliamo definire per te che cos'è il transumanesimo? Perché è un termine, no, che poi alla fine è entrato in parte, sì, nel vocabolario, ecco, non direi mediatico, anche se poi sono temi di cui se ne parla, però è un termine ancora circoscritto, se vogliamo, un po' alla controinformazione. Che cos'è per te? Sì, perché come dicevo prima, il transumanesimo è un movimento culturale che non ha diciamo, un pensiero codificato in modo stretto e chiaro, è suddiviso in molteplici correnti e aspira proprio a potenziare e a far evolvere l'essere umano attraverso la scienza e la tecnologia. Non ha una dottrina codificata né un pensiero univoca. Per alcune correnti, gli esseri umani potrebbero trasformarsi in modo così radicale, arrivando a ibridarsi con le macchine, da diventare appunto postumani. Sebbene vi sia questo approdo postumano all'interno del transumanesimo, vi è comunque una differenziazione tra transumanesimo e postumanesimo. Il transumanesimo e il postumanesimo condividono il fatto che la tecnologia è un tratto del corredo umano, però l'approccio è strutturalmente diverso. I transumanisti abbracciano il potenziamento, il miglioramento dell'essere umano nei suoi aspetti estetici, cognitivi, genetici, convinti di poter prima o poi aggirare i limiti strutturali, i vincoli biologici dell'uomo, proprio sottraendolo addirittura alla morte, e mantiene comunque una visione antropocentrica. Invece il postumanesimo va ben oltre, perché il postumanesimo intende smantellare tutti quei dualismi, identità, tutti quei confini che sono già stati messi in discussione dal femminismo, dal gender studies, tutti quei dualismi quali organismo, macchina, fisico, non fisico, tecnologia a sé. Quindi il fine del transumanesimo in estrema sintesi è elevare, migliorare, potenziare la natura umana, facendo anche ricorso appunto alla scienza e alla tecnologia, però mantiene una prospettiva ancora umanista e antropocentrica. Il postumanesimo ha invece una visione post-dualistica, post-antropocentrica e
inaugura una prospettiva quindi più liquida, ancora più plastica, più dinamica e addirittura ibridativa. Ed è qua che nascono poi, si inseriscono le ricerche sull'ibridazione uomo-macchina. Perché? Perché poi entrambi hanno una visione meccanicistica materialistica dell'essere umano. L'essere umano è un dispositivo, è come se fosse un dispositivo tecnologico da aggiornare. Non vi è spazio per lo spirito, per l'anima, la coscienza identificata con la mente. E quindi la ricerca dell'immortalità viene addirittura vista come la possibilità di trasferire, di downloadare i dati appunto della mente su un supporto non biologico, cioè su un super computer, per poter poi essere ritrasferiti. Siamo stati abituati a vedere diversi film che parlavano di questo, Lucy di Luc Besson, Transcendence con Johnny Depp, la bellissima serie TV prodotta da Netflix, tratta dalla trilogia di Richard Morgan, Altered Carbon, Selfless con Ryan Reynolds, eccetera. E quindi, insomma, la visione ultra-meccanicistica è assolutamente chiara. Come avviene il far accettare delle condizioni che in situazioni apparentemente normali magari l'uomo non accetterebbe? Nel libro, no, si parla molto del lato oscuro della tecnologia, dell'invadenza, della dipendenza. Pensiamo allo smartphone, no? Piano piano, alla fine, una delle relazioni principali che abbiamo nella quotidianità è con lo smartphone. Io ogni tanto mi viene la notifica, no, del tempo passato settimanalmente con lo smartphone, e rimango tutte le volte sconvolte perché senza accorgermi 4-5 ore al giorno, chiaramente sommando chiamate, sommando tutto, ma insomma è un terzo quasi della giornata. Ecco, e mi chiedo sempre come sia stato possibile, come è possibile che in America dei dipendenti, no, di alcune aziende hanno accettato di Farsi microchippare. farsi microchippare. Vediamo qua in Italia adesso con quella che sarà la presunta riforma, no, della Buongiorno per sorvegliare i dipendenti pubblici. Nessuno si è scandalizzato, no, di queste, dell'impronta digitale, del controllo dell'iride, tutto preparato da anni, no, con lo scandalo degli assenteisti. Quindi problema, soluzione. Ecco, il ruolo dei mezzi di comunicazione, come fanno, ecco, poi a rendere giustificabile, normale un qualcosa che di fatto non lo sarebbe? Sì, ad esempio della riforma del ministro Bongiorno ne avevo parlato in un articolo ma mesi fa, quando era stata appunto lanciata, proposta da lei, e mi ricordo che ero rimasta abbastanza interdetta, perché dai commenti notavo che molti la giustificavano. E qua si capisce sempre meglio come vengano portate avanti questo tipo di proposte, di ricerche. Vi è sempre una giustificazione, perché l'obbligo, la costrizione riceverebbe un no, un rifiuto da parte della popolazione. Se il potere obbligasse o un'azienda obbligasse i propri dipendenti a farsi microchippare, si creerebbe appunto un rifiuto che potrebbe anche diventare violento. Invece cosa si fa? Anche qua di nuovo si fa ricorso in qualche modo alla manipolazione dolce, si utilizza poi la propaganda, i mezzi di comunicazione, i media mainstream e lo spettacolo per, da un lato, convincere l'opinione pubblica che quello che si vuole far accettare appunto come norma, addirittura legalizzare, quindi utilizzando anche in qualche modo le tecniche già illustrate da Joseph Overton, la sua finestra di Overton, ovviamente lo si deve fare per gradi, che ciò che si vuole introdurre sia comodo, sia in qualche modo il segno del progresso, e che sia utile per la sicurezza. Quindi, da un lato abbiamo con il ministro Bongiorno, e già lo vedevo appunto dai commenti che avevo ricevuto a questo mio articolo, ovviamente di critica, perché mostravo che era uno dei tanti diciamo, passaggi, di tanti step che ci stava conducendo sempre più in giù nel collo dell'imbuto.
Si vuole far credere che questo eccesso di tecnologia, di sorveglianza tecnologica, tra l'altro, sia utile per la sicurezza o per migliorare il lavoro, per in questo caso segnalare ed eliminare i furbetti del cartellino e via discorrendo, perché si deve far accettare, si deve giustificare, si deve legittimare. Dall'altro, trovo ancora più inquietante, come dicevi tu, ci sono sempre più aziende dagli Stati Uniti, ma anche da noi in Occidente. Pensiamo al caso della Svezia. Il caso della Svezia è emblematico perché prima è passata in qualche modo a cercare di eliminare il contante e dall'altro a incentivare il ricorso al microchip sottocutaneo, tant'è che sempre più aziende incentivano i dipendenti a farsene impiantare, addirittura con delle vere e proprie feste quando c'è un nuovo dipendente che si fa impiantare un microchip. Perché? Perché lì un paese all'avanguardia, viene dipinto del progresso, si è promossa l'idea che i microchip siano comodi perché così tu non hai più il bisogno di dover portarti dietro il portafogli, i contanti, le monetine per il caffè, puoi farti le fotocopie passando direttamente la mano vicino al dispositivo, non devi più ricordarti PIN, password, puoi accedere in qualunque posto appunto senza più i codici e via discorrendo. Quindi si è reso alla moda e si è convinto l'opinione pubblica che farsi impiantare un microchip sia comodo, sia alla moda, sia cool. E automaticamente poi per effetto, in qualche modo, pandemia, tutti seguono gli altri a ruota. Questo secondo me è un segnale allarmante perché mostra come tendenzialmente siamo passivi a un certo tipo di propaganda, di tecniche di marketing e dall'altro siamo anche in qualche modo ci riconfermiamo gregge quando poi seguiamo gli altri all'interno del gruppo, quindi il mio collega l'ha fatto, lo faccio anch'io perché è comodo. Invece, come mostro nel libro e come dicevi proprio tu prima, dovremmo fare molta attenzione a partire dal fatto che, sebbene ci venga detto che il progresso oggi sia tutto ciò che si incarna nella tecnologia e la tecnologia sia diventato sinonimo di affidabilità oltre che di comodità, vi sono dei veri e propri eccessi, tant'è che si parla ad esempio di una vera e propria patologia, la sindrome da dipendenza da internet, che è sindrome che era stata coniata nel 1995 da uno psichiatra americano, Ivan Kohlberg, che aveva proprio parlato della sindrome di dipendenza da internet prendendo come modello di riferimento il gioco d'azzardo. Perché? Perché questa patologia, che colpisce soprattutto gli adolescenti, però insomma, ci sono sempre più adulti che stanno col naso conficcato nei dispositivi tecnologici da quando si svegliano a quando vanno a dormire o lo tengono ancora lì sul comodino, sta cominciando a riguardare sempre di più anche gli adulti e comporta tutta una serie di ripercussioni sulla psiche, ma anche sul corpo. L'uso massivo e stratificato delle nuove tecnologie comporta ansia, depressione, insonnia, oltre che poi dei veri e propri problemi anche relazionali. Non a caso negli anni passati, mi sembra già nel 2017, vi erano stati diversi appelli a partire da Sean Parker fino all'ex vicepresidente di Facebook, Chamath Palihapitiya, che in un intervento si era scagliato quest'ultimo proprio contro i social network, e lui era un ex di Facebook, l'ex vicepresidente, spiegando proprio all'opinione pubblica che aveva detto: non ve ne accorgete, ma vi stanno riprogrammando, state subendo una programmazione. E non a caso tutti questi personaggi
sono poi i primi che non danno internet, i tablet e i social network ai propri figli, perché sanno benissimo che esagerare con un certo tipo di tecnologia può far molto male, soprattutto se in tenera età. Se arriva poi a dei fenomeni, voi ne avete già parlato, come il fenomeno dei ragazzi hikikomori, che è uno dei fenomeni più inquietanti che sta prendendo piede negli ultimi anni anche da noi, anche in Italia, che consiste in quelle persone che in qualche modo si chiudono, si barricano nella propria stanza o in casa, passando tutto il tempo su internet a chattare, a giocare ai videogame, che fuggono dal mondo reale per quello virtuale. Sono tanti i lati oscuri della rivoluzione digitale che partono appunto dalla sindrome di dipendenza da internet, arrivando fino alla cosiddetta datacrazia, per cui possiamo immaginare che in futuro a comandare saranno coloro che programmano gli algoritmi di tutti questi appunto programmi, e che però dobbiamo anche ricordarlo che sono poi delle aziende private. Dall'altro, sabato scorso che ero al SAM 03 a Ivrea, sul palco ero insieme a uno scienziato, Patrick Helen, che si occupa di intelligenza artificiale, ero insieme al giornalista Alessandro Giuli, e poi c'era il sociologo allievo di Marshall McLuhan, Derrick De Kerckhove, che parla già della costituzione di un inconscio digitale. Perché? Perché, come dicevi tu, tutto il tempo che noi passiamo alla fine sul cellulare, sui tablet, noi deleghiamo a questi supporti ormai la nostra memoria, perché noi vi inseriamo tutti i nostri dati. Pensiamo che ormai siamo praticamente incapaci di andare anche soltanto a fare la spesa senza utilizzare il GPS, il TomTom. Stiamo diventando degli idioti tecnologici, perché per fare il minimo passo, il minimo movimento, abbiamo bisogno di un supporto appunto elettronico. E dall'altra si sta creando un vero e proprio inconscio digitale, perché è come se si stesse avverando la profezia orwelliana del 1984, per cui siamo incapaci di mantenere una memoria storica, perché viviamo in un eterno presente, e quindi tutto ciò che è memoria, tutto ciò che è passato è delegato ai nostri supporti tecnologici. La nostra memoria sta diventando sempre più virtuale, astratta. Questa intelligenza artificiale ci porta anche a dialogare, no? Che sembrerebbe, cioè, penso che anni fa forse ci avrebbero preso per matti, no? A dialogare con una specie di robot. Adesso Sky recentemente, no, ha introdotto questo telecomando, tu premendo un bottone chiedi il film o il canale che vuoi vedere. Ci sono questi smart speaker dei quali si prevede grande fortuna, come Alexa, dove diciamo prendiamo il buono, pare che ci siamo anche noi, quindi si può chiedere ad Alexa anche di ascoltare Border Nights, ma a parte questo, comunque è un po' inquietante. Mi ricorda un po', lo dicevo con Massimo Mazzucco 2 settimane fa, un telefilm che tu credo ti ricorderai, che si chiamava Super Vicky, di questa bambina. Beh, cioè, ci siamo cresciuti. Questa bambina robot, e già alcuni dialoghi con il padre, che in questo telefilm aveva realizzato questa sorta di bambina robot, che già diceva in questi dialoghi che i robot avrebbero eliminato un sacco di posti di lavoro, insomma, detto negli anni 80, fa un po' specie. E questa bambina ragionava con i comandi, però aveva una sorta anche di sua, come dire, interiorità. Cioè, no, la stessa Alexa, se tu la interroghi, gli fai o come anche l'assistente della Apple, tu gli dici anche qualcosa, anche frasi apparentemente senza senso, però c'è una certa reattività. Ecco, secondo te qual è l'altra faccia di questo? Perché si parla molto di, appunto, intelligenza artificiale, comandi vocali, si prospetta addirittura sistemi che possano leggere il pensiero, si parla di 5G, di queste grandi opportunità della digitalizzazione, fino ad arrivare alla macchina che si guida da sola, e quindi a tutta una serie di problemi, perché penso lo dicevamo anche le volte scorse.
tutto molto comodo, molto bello, però se poi qualcuno riesce a inserirsi in questi sistemi o in modo un'autorità come in Cina, no? Si parla di una sorta di patente sociale con cui restringere o aumentare i diritti, cioè se un giorno un'autorità per un qualunque motivo decide di limitarti, ti azzera. Assolutamente, ma infatti secondo me allora il problema di fondo, proprio in estrema sintesi, è questo. Non è che dobbiamo per forza diventare dei neoluddisti e andare a prendere a martellate i macchinari e diciamo manifestare il nostro spirito antitecnologico. La tecnologia è utile, la tecnologia serve, la tecnologia può fare del bene all'intera collettività, se però è supportata da un pensiero anche etico e soprattutto se vengono inseriti dei limiti, dei paletti. Il problema nostro attuale è che non abbiamo più limiti, che pensiamo, e non a caso addirittura al cercare di eliminare la morte in tutti i suoi modi, dalla crionica, andare a ibernare i corpi o soltanto le teste per chi non ha abbastanza soldi, è proprio la dimostrazione che viviamo alla fine di un ciclo storico in cui l'uomo pensa di non avere più limiti, quindi più nulla da rispettare. In un momento in cui appunto non ci sono limiti, la tecnologia, il progresso, la tecnologia sono diventati delle divinità. Presente noi in American Gods di Neil Gaiman, ci sono i nuovi dei, le nuove divinità, internet tra l'altro è una di queste, e in qualche modo la tecnologia è diventata una nuova divinità. E appunto lo spettacolo, i media aiutano nel sensibilizzare, nell'amplificare questa adorazione verso tutto ciò che è ultra tecnologico. Il problema è che questi dovrebbero essere dei mezzi, non devono diventare dei fini e degli obiettivi, mentre invece è come se sempre più persone vivessero quasi come schiavi della tecnologia, ed è qua che poi ci sono quegli eccessi che sono da condannare, ma soprattutto ci sono delle evidenti diciamo problematiche o ripercussioni che già tu anticipavi, che sono facilmente prevedibili, che dovrebbero essere discusse prima, sempre al SAM 03 di sabato scorso, dato che c'erano. Che si occupa di macchine, queste qua, guida autonoma, raccontava che stavano sperimentando a Phoenix, un altro CEO di una mega azienda che si occupa di riconoscimento facciale e che dai suoi racconti sembrava davvero di essere immersa in una serie TV tipo Person of Interest. Innanzitutto il discorso delle macchine autonome, era questo stesso scienziato che spiegava che nel momento in cui poi dovessero insomma prendere piede nelle nostre città saranno tutte collegate, dovranno essere tutte collegate in rete, no? E quindi già qua ci sarà un'interconnessione globale che a me comunque spaventa, proprio perché ci potrebbe essere un'interpolazione esterna, qualcuno che vi entra, forme di hackeraggio, se ne è già parlato. Da noi a Torino, un po' di mesi fa, quando avevano provato una di queste macchine, aveva pigliato subito il rosso, tra l'altro. Quindi comunque ci sono ancora molti, c'è ancora molto, molto da fare. Il problema secondo me, dell'intelligenza artificiale è stato, anche questo è un'altra tematica particolare, perché tra i massimi imprenditori, ricercatori, scienziati, da Bill Gates, Elon Musk, lo stesso Stephen Hawking prima di morire, avevano lanciato l'allarme sull'intelligenza artificiale, sulla superintelligenza artificiale, sul fatto che possa divenire in futuro un grave pericolo per l'umanità. Quindi non è che erano i Frabetti, i Franceschetti, i Perucchietti, no? A fare i complottisti di turno, a dire moriremo tutti e a essere apocalittici. No, in qualche modo a cercare di sensibilizzare
un dibattito sulle problematiche che potrebbe comportare l'intelligenza artificiale sono stati proprio questi grandi imprenditori o scienziati. Addirittura uno dei massimi transumanisti, che è Nick Bostrom, si è pentito, come in qualche modo anche Jack Ma ha messo in guardia sul rischio dell'automazione. Nick Bostrom, nel suo ultimo libro Superintelligenza, è arrivato a prevedere quelli che possono essere i superpoteri dannosi di una intelligenza artificiale che sia divenuta superintelligente e che potrebbe utilizzare contro di noi, contro l'umanità. E Bostrom parla, ad esempio, del rischio di un hackeraggio per sfuggire al controllo degli umani, cioè l'intelligenza artificiale che si hackera per fuggire appunto al controllo umano, arrivando fino a un vero e proprio attacco informatico in cui un'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a eliminare la specie umana. E tu dici, nel momento in cui leggi quanto scrivono, quanto prevedono questi personaggi, dici, ma che esagerazione, sono dei complottisti. Ma questi qua sono invece quelli che ci lavorano, che ci hanno lavorato, che hanno in qualche modo auspicato questa accelerazione tecnologica. Pensiamo ad esempio che Elon Musk, insomma, famosissimo, lo conosciamo benissimo, è stato uno dei più critici, uno dei più critici riguardo all'intelligenza artificiale, e in qualche modo è quasi ossessionato dall'idea di una possibile apocalisse robot, perché sostiene che l'intelligenza artificiale possa essere la più grande minaccia dell'esistenza umana, perché potrebbe diventare un vero e proprio, diciamo, dittatore. Il problema è che se dovesse mai prendere il potere un'intelligenza artificiale che per un certo periodo equiparerebbe la nostra intelligenza, poi ci supererebbe in intelligenza continuando a computare da sé i propri algoritmi, e quindi noi saremmo dei bruscolini a confronto. Lo stesso Nick Bostrom equipara le ricerche sull'intelligenza artificiale diciamo, sottolineare il rischio che ne deriva, utilizza l'immagine dell'umanità: noi siamo come dei bambini che stanno giocando con una bomba che potrebbe esploderci in mano. Il problema, quando Musk parla del rischio che diventi un dittatore questa intelligenza artificiale, sottolinea il fatto che, a differenza degli uomini, come dittatore non invecchierebbe, non si ammalerebbe, e quindi davvero il rischio è alto. Il problema è che poi, a volte, come nel caso di Elon Musk, diciamo che le soluzioni che vengono proposte sono peggiori del problema stesso. Perché Musk, per l'idea di Musk, è che se non puoi sconfiggere l'intelligenza artificiale, e secondo lui non si può sconfiggere e non si può bloccare la ricerca in questo settore, ci si può fondere con essa. Cioè, l'idea di Musk è di puntare sul potenziamento umano, che sarebbe l'unico modo, a suo dire, per prevenire e respingere i rischi della IA, e dall'altra garantire una forma di immortalità digitale all'uomo. E quindi la proposta di Musk, che è molto simile anche a quella di Brian Johnson, che è il fondatore di una startup che si chiama Kernel, è quella di poter inserire, inserire dei chip dermali all'interno del cervello umano, in modo da fondere poi l'uomo con l'intelligenza artificiale, in modo da potenziarlo. E anche questo sembra fantascienza, ma in realtà ci sono tutta una serie di startup, soprattutto nella Silicon Valley, ma non solo, che lavorano sul potenziamento e sull'ibridazione uomo-macchina. Anche, ad esempio, in Russia, un magnate dei media russi, tra l'altro giovanissimo, appena trentenne, Dmitry Itkov, è riuscito a radunare un team nel progetto 2045 Initiative, che comprende i maggiori esperti al mondo in robotica, medicina, neurologia, cibernetica e nanotecnologia, e questo progetto si compone di tre macro fasi. Entro il 2025 dovrà essere possibile
permettere, soprattutto a pazienti che hanno subito gravi menomazioni fisiche, di trasferire il loro cervello in simulacri artificiali che fungeranno da sistemi di supporto vitale. Quindi entro il 2025 ISCOV spera di avere le tecnologie necessarie per impiantare un cervello umano all'interno di un automa, creando un vero e proprio cyborg. Entro il 2035 ISCOV spera di poter mappare totalmente il cervello umano e trasferirlo tramite il mind uploading all'interno di un computer collegato a un corpo robotico dotato di sensori per renderlo il più possibile simile a un corpo umano. E entro il 2045 il suo sogno, cioè il suo sogno in realtà è proprio il suo obiettivo, è quello di sostituire i corpi, proprio i corpi umani, a degli ologrammi e trasferire quindi tutte le menti degli uomini all'interno di grandi laboratori, di grandi supercomputer, in modo che tutte queste menti si fo possano fondere e interconnettere, che poi è anche una visione molto simile a quella del famosissimo fisico Michio Kaku, cioè uno dei punti di approdo del transumanesimo è proprio quello di poter in futuro fare a meno dei corpi, scaricare tutte le nostre menti e colonizzare addirittura lo spazio, l'universo attraverso la pura mente. Quindi di fatto poi scompariremmo, perché nel momento in cui sopravvivessero soltanto le menti come ricordi e come sinapsi, di fatto scompariremmo. Infine, è un po' anche la sintesi di questo ultimo intervento, cioè la supremazia assoluta della scienza, del progresso, cioè la scienza che, come sorta di nuova religione, avvolge tutto, e se una volta ci potevano esserci, no, dei filosofi o comunque delle voci contrarie anche dall'altezza del loro spessore. Oggi tutto sembra inchinarsi a quello che dice o prospetta la scienza e quindi la tecnologia. Eh sì, il problema è questo, il problema è che in qualche modo il transumanesimo riprende i principi capisaldi del darwinismo sociale in questa sua ossessione per l'evoluzione umana e fa della scienza, della tecnologia, grazie al mantra del progresso, la nuova religione dell'umanità. Quello che a me preoccupa è che appunto in tutte le retroscene, le derive, le possibili problematiche dal controllo sociale, la sorveglianza tecnologica, fino a una vera e propria estinzione dell'umanità, perché se si arriva a puntare addirittura prima al potenziamento anche dei corpi, ma poi anche all'eliminazione dei corpi, perché ne faremo a meno, saremo tutti connessi in questi ologrammi, avatar, e saremo puramente, e beh, l'umanità svanirà, si vaporizzerà. Si sta andando verso la costituzione, per tappe verso la costituzione di una tecnoutopia dove saremo tutti interconnessi, tutti mappati, tutti trasparenti, fino appunto a delle derive che non possiamo ancora, cioè possiamo prevedere, però in modo appunto così estremamente teorico. Il problema, secondo me, è che si tende a pensare che queste ricerche siano ancora lontane nel futuro, invece sono assolutamente attuali, cioè qua non si parla di futuro, ma si parla già di oggi. Non vi sono dei limiti, come dicevo prima, dei paletti etici e bioetici che vengono imposti a queste ricerche, e quindi è per questo che si parla di start-up o di veri e propri colossi, di aziende che fanno ricerca nel campo dell'esempio della crionica, del mind uploading, tutte le ricerche nel campo militare a cui dedico un capitolo, clonazione, andando anche verso la clonazione di esseri umani, di
gli xenotrapianti, le creazioni di chimere. Come anche quelle start-up, prima tra tutte Ambrosia, che per garantire qualche forma di longevità, cosa fanno? Vendono per 8.000-10.000 dollari il sangue, il plasma dei giovani ai meno giovani, pensando appunto che la parabiosi garantisca un miglioramento, una rigenerazione delle cellule. E tutto ciò se guardiamo, a parte che appunto sembrano tutte fantascienza o film horror, ma sono assolutamente vere, dovremmo cercare di essere meno passivi, un pochino più critici, e cercare secondo me di immaginare, di vedere le possibili conseguenze di queste ricerche, ma più in generale di questo tipo di visione, perché a mio dire è una visione distopica. Poi possiamo anche essere cresciuti con un certo tipo di fumetti, di racconti, di serie TV, e quindi amare il potenziamento umano, i supereroi, Star Trek e via discorrendo, però domandarci se poi è davvero questo il futuro che vogliamo, perché se questo è il futuro che la maggioranza vuole, e allora questo probabilmente sarà il futuro che avremo. Ma se questo invece è il futuro che ci viene paracadutato dall'alto, eterodiretto e inculcato attraverso la gradualità, attraverso tutta una forma di manipolazione dolce, allora dovremmo un attimo emanciparci dalla propaganda, dalla manipolazione, dallo spettacolo, essere meno passivi davanti agli eventi, cercare di essere più critici, cercare di informarci e anche di staccare un pochino di più il naso dai tablet, dai cellulari, e disconnetterci letteralmente, disconnetterci da tutto ciò che è astrazione, da tutto ciò che è virtuale, per tornare a vivere una vita vera. Grazie davvero Enrica Perucchietti, Cyberuomo, Arianna Editrice, un libro da non perdere, tra l'altro in 4D, avete sentito all'inizio, quindi un ulteriore motivo per andare a prenderlo. Enrica, grazie davvero e complimenti sempre per queste tue profondissime e anticipatrici analisi. Grazie a te e grazie a tutti voi.